Asias Ventress, capitolo 3. Il virus Blue Shadow. La senatrice Amidala e il rappresentante Jar Jar Binks sono tornati a Naboo per investigare sulle attività dei separatisti nel loro pianeta natale. Il capitano Typho, fedele capo della sicurezza di Amidala, spera di estrarre informazioni cruciali dal droide TX-20 appena catturato. Typho, che è stato il sostituto di Panaka perché l'attore rifiutò di fare episodio 2. Typho molto rozzo e violento, ci sta però. Mi è stato chiesto se lo farò in ordine, credo, il gioco. No, non lo farò in ordine per il semplice fatto che non ci ho mai giocato e mi sono accorto dopo che ha tre strade che però non sono in ordine cronologico, perché la battaglia di Geonosis seguendo la strada di Dooku sarebbe quella successivamente dopo, poi dovremmo saltare a Ventress, a Grievous, seguiamo le trame personaggio per personaggio. Quindi ora Ventress, poi passiamo a Grievous e infine Dooku. Diciamo che anziché ordine cronologico, seguiamo le storie in ordine di importanza tra le file separatiste. Capitano, generale, leader. Ahsoka, finalmente non l'abbiamo vista ieri, perché effettivamente abbiamo fatto le missioni prima del suo arrivo. Sono molto curioso di usare Ahsoka e Jar Jar in questo gioco. Il Lord Sith, non l'ho dimenticato. Bello Ahsoka. Bello, e l'ho già fatto affogare. No, stavo dicendo che è molto bello il fatto che abbia la presa inversa, come è giusto che sia. Ah, grazie mille Diego. Questo quindi è stato l'ultimo gioco della Lego, scrive, a non aver avuto il doppiaggio e diciamo ad essere ancora mimato. Una curiosità ottima di cui ho avuto la conferma. Sono volato... Cioè, loro salgono, però se io scendo è finita per me. Vai Ahsoka. Ahsoka ancora agli esordi, una delle prime missioni qui, diventata da poco Padawan di Anakin. Doveva essere Padawan di Obi-Wan, perché era stato Obi-Wan a chiedere un Padawan. Infatti quando Ahsoka arriva, Obi-Wan si aspetta che sia per lei. Al contrario, Yoda l'ha mandata per Anakin, per vederlo maturare di più. È l'isola di Pasqua, non è più Naboo. Bello anche il Capitano Rex, bello avere tutti i personaggi, dicevo, della serie animata, perché ho visto in qualche immagine che puoi avere anche Cody, possiamo avere Cad Bane. Sono curioso, sono tanti personaggi da sbloccare e sarà bellissimo. Questa cosa è nuova, uno split screen. Ok, quindi siamo nel laboratorio dove parte tutto il virus. L'avevamo visto un po' di anni fa sul canale. Ormai non ricordo quanti anni fa l'ho trattato. E spero di andare avanti ancora molto. Vediamo per quanto sarà possibile continuare questa bellissima esperienza al vostro fianco. Allora, Rex. Perché ognuno qui, anche la strategia è diversa. È un gioco molto evoluto rispetto agli altri, si vede che era Lego che aveva investito. Non preoccupatevi, ho letto che molti ieri non hanno potuto esserci per la live, non c'è problema, la recuperiamo su YouTube, la trovate ugualmente ancora qui sul canale Viola. Per passare all'altro schermo, tieni premuto Y. No, è fantastica questa cosa. Non solo c'è lo split screen, puoi direttamente andare ad un altro personaggio. E io in alto a destra vedo Ahsoka, quello che sta succedendo. Tornando a ieri, stavo dicendo che abbiamo finito gli extra, quindi abbiamo concluso la saga completa. Poi a sorpresa ho scelto di portarvi questo. Molti me l'avevano chiesto per completismo.
ho ritenuto giusto acquistarlo. E ne sono rimasto sorpreso e elogiato tantissimo. Kenobi può entrare in azione. Non ho R2. Entriamo in azione, vai Kenobi. La fluidità, il combattimento, ognuno ha molto più uno stile personalizzato rispetto a quello precedente, che era molto tutti simili. Poi, come giustamente ha fatto il meme Diego ieri, abbiamo visto, ecco, chi se l'ho perso purtroppo si è perso una grande pecca. Abbiamo visto Yoda in moto, Yoda fare le impennate in moto, ed è diventato probabilmente il mio nuovo Panaka, il mio nuovo piccolo idolo. Arriva Soka! Sì, esatto, le animazioni sono qualcosa di stupendo, ma anche le texture. Guardate le ambientazioni, magnifico, io non ho parole, vi ringrazio ancora per avermi convinto, quindi grazie. Obi-Wan ha avuto per un attimo la voce di Panaka perché si è sentito un eroe, doveva intervenire, quindi è intervenuto come solo Panaka poteva fare. Mi aiuti. E questo simbolo, per chi non lo ha visto ieri, permette di fare azioni bellissime. In questo caso finalmente possiamo mozzare veramente con la spada laser. In altri c'erano animazioni fantastiche di combattimento, spero che vedremo anche in questo episodio. Il potere della forza non credo, non è previsto nell'immediato. Dopo di questo porteremo Jedi Fallen Order. Poi vedremo se quali altri giochi. Però credo che poi, finché non esce Lego Star Wars, la saga completa, porteremo degli sparatutto non legati a Star Wars. Mentre Thordin mi chiede se mi piace questo gioco, mi piace veramente tanto. È solo il secondo giorno che lo stiamo giocando, ma anche ieri in chiusura ho esplorato la Resolute, che oggi la rivediamo con tutti gli altri che non l'hanno ancora vista, e ha dei dettagli, proprio delle idee concettuali portate veramente allo stremo, alla perfezione quasi. Lo trovo forse anche più bello sotto alcuni aspetti del Il risveglio della forza, che magari porteremo, ma quello se poi è compreso nella saga completa, no, nella Skywalker saga, non saga completa, se è compreso lì lo vedremo. Quando hanno quel colore non possono essere colpiti con la forza, ma con l'MP sì. Con la forza, scusate, non possono essere colpiti con i blaster o con le spade laser, quindi devi trovare una strategia secondaria. Tipo ieri c'erano le rocce da fargli cadere addosso. Finalmente si può anche mirare oppure tirare la spada laser, selezionando in questo modo. Ho sentito un suono e vedo che iSticker si è abbonato a Twitch Prime. Grazie mille iSticker e benvenuto. Benvenuto tra noi, benvenuto tra gli abbonati, ti dedico queste mazzate a questo droide B2. Dammi la forza ai sticker per abbattere. Posso vedere anche la Invisible Hand. Me l'avete detto ieri e dopo vedrò come si fa. Prima voglio vedere tutta la Resolute che ho comprato Yularen. Allora, vai con l'MP. Questo non è Rex, tra l'altro. Chi è? Me lo dice il nome. Ah, soldato clone generico. Grazie a te, ai sticker. Finker, tra l'altro, non Ticker, scusami. Ho letto male, ho il telefono lì, ho buttato l'occhio, ho letto male, è Finker. E siamo quindi nel laboratorio con Padme e Jar Jar che stanno morendo fulminati, i poveretti. Non gliele posso tirare addosso. Sì, invece, devo avergli fatto anche un po' male. Gli stiamo tirando delle taniche in metallo, non so cosa contengono, ma penso veleno. Oppure la spezia. Che la spezia ho visto, sono andato avanti con The Clone Wars, che vi tengo aggiornati sugli episodi, sono arrivato a vedere l'inizio dell'8 e lì parlano della spezia. La spezia, ragazzi, sia per il colore che per tutto il resto, per chi segue anche la serie di Dune sul canale si sarà accorto che è proprio ispirata a Dune. Devo dire però che i nuovi personaggi, che adesso non ricordo il nome, diciamo i 4 episodi di Ahsoka, quelli iniziali della 7ª stagione di The Clone Wars, sono un po' lentini, non mi hanno preso particolarmente, come non riesco a prendere lui. E ecco, c'è quell'angolino lì che mi dà fastidio. Vai, ce l'abbiamo fatta.
Qual è il tuo gioco di Star Wars preferito? Il mio gioco di Star Wars preferito credo che sia, per i ricordi, alla fine KOTOR, per la storia e tutto il resto. Mi è dispiaciuta questa scena drammatica, però mi è uscito anche un sorriso per la mimica. E ancora di più perché sono un adesivo, ragazzi. No, questa cosa qui è... ragazzi, ecco, è bellissimo. Perché rispetto a quello precedente è molto più... ha molto più umorismo. È veramente ironico. Ciao gatto, ho visto che hai evidenziato il messaggio solo con scritto Unbounce, quindi non so in realtà che cosa cercavi di dirmi. Se era un saluto, ti saluto con tanto amore. Quindi abbiamo aperto qui, che non so dove sia andato il professore, se c'è ancora, ma Jar Jar salta più in alto che in quello precedente, i suoi poteri Sith sono aumentati. Quindi invece Padme, che è diventata molti coriandolini colorati, che cos'ha? Non ha granate e al blaster. Va bene, eccolo qui. Ah, è solo scappato, infatti. Grazie mille, Star. Le tue dirette sono nettare per me di questi tempi. E voi siete il mio nettare, perché siete voi sempre a darmi la voglia di registrare, di mettermi in gioco e di provare nuove cose. Man mano, tra l'altro, vedendo nei montaggi, mi sono accorto che lento, coi miei tempi, coi miei ritmi, sto leggermente migliorando. Quindi speriamo bene quando porterò Jedi Fallen Order a settembre, perché lì dovrò essere al top. Perché Vian Bounce? Perché il nome Vian Bounce? Vuol dire senza limiti, senza confini. È una sorta di augurio. Riuscire a fare qualsiasi cosa si voglia senza porsi limiti, perché l'unico limite è la fantasia. Qui sono bloccato, quindi passiamo con Y. Meno male si può fare questo, se no sarei fermo là. Praticamente Vian Bounce è il nome che in realtà ha scelto mio cugino Dennis, lo ha pensato lui. Per noi poi è diventato questo elogio dedicato a tutti quanti. Non ditevi mai non posso fare questo, non posso fare quell'altro, mettetevi in gioco. Provate, 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 se volete una cosa, fate di tutto per averla. Migliorate finché non avete raggiunto i vostri idoli. Diciamo, esercitatevi finché i vostri idoli non diventeranno i vostri rivali. Vian Bounce, quindi senza limiti, senza confini. Allora, mi tira ancora le granate. Quindi, ma venga giù a combattere. È finito. D'accordo, si ripassa a lei. Che in realtà nella serie animata era poverina morente. Ah, è lui, certo! Perché lui ha la bomba, il Blue Shadow. Brava, dagli un po' di mazzate come si deve, come faceva tua figlia Leia in quello precedente. Dobbiamo salvare Naboo. Naboo, dove tutto tra l'altro è iniziato. Ottimo, sono contento comunque che sia il gioco preferito di molti di voi. Sono ancora più contento di averlo portato, di continuare a portare ottime novità. Dove scappa? Adesso continuo a leggervi appena lo catturo. Hello there, benvenuto a chiunque sia arrivato. Adesso lo vedrò direttamente dal telefono. Grazie Diego che risponde sempre prontamente, mi ero perso la domanda. Adesso lo portano alla Repubblica. L'hanno catturato. Sto più in alto di te, Anakin! Grande! Si è sacrificato ingoiando l'ultima fiala d'antidoto per tutta l'umanità. Grande Jar Jar. Solo lui poteva.